pubblicazione del libro scritto da Marco Golias, l'unificeria policroma nel V secolo d.C., Uni e Gepidi nel bacino d'Ambiano Carpatico, Carpatico d'Ambiano, scusate. Innanzitutto vorrei ringraziare la direzione del Museo Archeologico che ci hanno ospitato presso la loro sede prestigiosa per la presentazione appunto del libro scritto dal dottor Marco Golias. Andremo a scoprire innanzitutto la zona, ovvero quell'area dove questo popolo migratorio di stirpe germanica si era appunto insediato alla fine del IV e V secolo d.C. nell'attuale territorio che sta a confine tra l'Ungheria e la Romania. Tra l'altro il potere, cioè la capitale, tra virgolette possiamo chiamarla, del popolo dei Gepidi fu proprio una città romena, la città di Cluj, ovvero una poca la città romana. Poi andremo a scoprire il lavoro che appunto Marco aveva realizzato andando sul territorio a studiare appunto le sepolture. Come ben sapete, le fonti storiche scarseggiano per la ricostruzione di questo popolo, però l'archeologia è la scienza più importante appunto che ci ha aiutato a ricostruire le vicende storico-artistiche di questo popolo. Vorrei dare la parola alla dottoressa, la console romena che è venuta alla presentazione e grazie appunto anche al patrocinato del consolato romeno di Milano è venuta alla presentazione appunto del nostro libro, la dottoressa Iulia Adriana Cuccia Kiselev, console della Romania a Milano. Buongiorno a tutti. Posso dirvi per la prima volta sono contenta e fiera che la metà della sala sono i cittadini italiani e questa mi dà molto piacere perché questo libro penso che per voi, per i cittadini italiani che dovete conoscere di più la nostra storia. Non voglio che questo messaggio sia istituzionale perché normalmente noi siamo in modo ufficiale qua, ma io voglio oltrepassare questa limite, questa linea, e voglio trasmettere un messaggio di amicizia, amicizia per l'autore, amicizia per tutti quelli che li conosco e fanno parte della comunità romena e che si trovano nella sala. E voglio portarvi il messaggio che la storia non è l'unico legame che è tra il popolo romeno e il popolo italiano. E vediamo oggi che c'è anche l'amicizia, c'è anche il rispetto delle tradizioni che fa parte di questa opera, di questo libro. E così possiamo vedere che le nostre origini sono molto molto comuni. Cioè, quindi quando ci è stato chiesto di partecipare alla presentazione di questo libro lo abbiamo fatto con grande piacere, anche perché sappiamo bene, come lo sa anche Marco, che i primi secoli del Medioevo, che oggi si tende a chiamare tardo antico in maniera più corretta, cioè quel periodo che è a cavallo tra la fine dell'Impero Romano e l'inizio del Medioevo vero e proprio, sono molto nebbiosi, sono nebbiosi per mancanza di fonti, per mancanza di documentazioni e testimonianze. Però è anche vero che se uno allarga un po' l'orizzonte della sua indagine, della sua ricerca, come per esempio ha fatto Marco, e quindi guarda anche verso est, può scoprire cose che a noi sono ancora sconosciute o poco note. Quindi questa operazione di lavoro sul materiale che riguardano territori che erano parte dell'Impero Romano d'Oriente e che hanno vissuto in prima persona e in prima fila le migrazioni di popoli come gli Uni e i Gepidi sono
preziose anche per capire che cosa è accaduto nel nostro paese in epoca medievale. Grazie e buon proseguimento. Veramente ringraziare Marco per l'invito, il gentile invito ad essere presente alla sua presentazione qui di oggi, e che ho accettato volentieri come invito perché innanzitutto conosco bene Marco e da qualche anno a questa parte so il lavoro che sta facendo per tanti anni ormai, in questi ultimi anni. Tipedino. Devo dire che sta facendo un ottimo lavoro di ricerca, ha fatto un ottimo lavoro di ricerca e anche soprattutto su cose non banali, non scontate, come questo libro appunto dimostra ampiamente. Devo dire che è strana la coincidenza tra tante cose, perché in effetti quando mi parlò per la prima volta di questo libro, questo periodo storico è il periodo più prediligo, tanto antico, alto medioevo, periodo barbarico. Proprio perché generalmente è considerato un periodo oscuro, poco noto, poche fonti, o soprattutto più che poche fonti, direi poco conosciute, e quindi è sempre stato l'argomento, il periodo insomma, che io ho indagato con più passione e più interesse in assoluto. Quindi quando mi ha detto che stava facendo un testo di questo genere, la prima cosa mi ero interessata io per capire meglio a mia volta il periodo di cui parliamo. In più si trattava di un luogo, diciamo, un bacino geografico, storico, culturale molto molto interessante, praticamente inedito in Italia, nel senso che c'è pochissimo scritto su questo, e quindi si tratta di un patrimonio straordinariamente poco noto, nonostante sia straordinariamente ricco e importante. È un libro straordinario perché proprio tocca due cose fondamentali, cioè la prima è l'identità stessa di questi popoli, uni e gepidi nella fattispecie, ma in generale si può dire anche di tutto l'ambito germanico barbarico e delle popolazioni delle steppe che nel periodo appunto tardo antico e alto medioevo si muovevano di continuo e interagivano con il mondo romano, il mondo dell'impero, l'ex impero romano, nell'ambito di continuo, quello che restava insomma dell'impero che era l'impero d'Oriente. E quindi la prima cosa, l'identità e la cultura di questi popoli, e secondo anche appunto l'impatto e il dialogo tra due culture, no? Tra quella appunto romana, classico, l'erede insomma di quella che era l'impero romano, e questa nuova cultura, queste nuove culture, queste tribù, questi popoli, tribù no, popoli barbariche, che appunto erano estremamente mobili ed estremamente ricche di spunti diversi, insomma, comunque con cui appunto il mondo romano dovette dialogare sia in positivo che in negativo, perché ci furono, come sapete bene, scontri anche molto forti, guerre, invasioni vere e proprie, un tentativo anche da parte dell'impero romano di arginare questa minaccia che arrivava genericamente da est. Poi sappiamo insomma che queste popolazioni entrarono a più riprese, andate nell'Limes Regno Danubiano, invasero poi i confini dell'impero e molti dettero origine in Europa, nel centro, nell'Occidente, a regni romano-barbarici. Non era il caso degli Unni, che però vennero appunto anche in Italia con scorrerie anche piuttosto drammatiche, passate insomma nella memoria collettiva, anche sguagliate insomma per terrore che suscitavano, soltanto quelle degli Ungari, no, successivamente, quindi popolazioni che guarda caso venivano più o meno dalle stesse zone. E poi i gepidi che se magari soltanto in parte vennero in Italia, perché una parte venne con i Longobardi e si stabilì sul territorio in probabilmente alcune zone appunto di colonizzazione e di occupazione di tipo militare, in realtà poi trasmisero molto comunque del loro patrimonio culturale a quelle popolazioni che invece in Italia arrivarono e rimasero appunto prima di tutti, fra tutti i Longobardi, ma anche in parte i Goti prima ancora i Longobardi. Quindi non è un qualcosa di diviso insomma, per compartimenti stagni, non ci sono tribù o popoli in questo caso che sono diversi l'uno dall'altro. È un grande crogiolo quello pannonico dove spesso e volentieri si incontravano e dove queste popolazioni cedevano anche molto di loro l'una all'altra, quindi creando diciamo, una cultura, una civiltà interessante che vive comunque e vive ed è documentata non dopo l'impero romano ma parallelamente, ha una storia sua, ha dei suoi modi di espressione anche artistici che sono evidentemente diversi rispetto a quelli della classicità come noi la conosciamo.
vorrei anche evidenziare che nella storiografia romena non si parla dei barbari. Direi che queste nozioni sono un po' più avanti dopo gli anni, dopo penso negli ultimi 10 anni, ma finora tutti gli studi che noi abbiamo studiato durante l'università, i termini usati sono dei popoli migratori, oppure autoctoni e allogeni, la popolazione straniera che è arrivata come la prima ondata migratoria dopo il ritiro aureliano. Ho avuto la fortuna di conoscere un grande storico, archeologo, Dumitru Protase, che è stato nella cattedra di archeologia di Cluj-Napoca, nel Babeș-Bolyai. Anche ho avuto la fortuna di andare sui cantieri di archeologia nel primo anno, perché il primo anno si studiava da noi proprio la storia antica. E direi che sono tantissimi studi, soprattutto pubblicati a Cluj e anche dall'Accademia Romena, che tratta i GPD oppure le altre popoli migratori sul territorio della Dacia. Nella storiografia, e mi pare che anche in questo libro, i GPD, come un soprannome, erano chiamati quelli pigri, giustamente, no? Dopo un termine germanico. Se mi ricordo bene, il loro soprannome era di Gepidos, quelli belli e ricchi. E dire la verità che la storiografia romena ha studiato molto la parte sociale della presenza dei Gepidi sul territorio romeno, la parte materiale, dal punto di vista militare, ma forse hanno trascurato un po' la parte artistica. E questo che mi è piaciuto proprio nel libro, che Marco ha approfondito proprio la parte artistica della presenza di questi Gepidi sul territorio della Dacia. Per i romeni, l'epoca del secolo 4-5 rappresenta una presenza molto importante del popolo gepido sul territorio della Dacia, e così come accennava anche lo storico Marco, l'idea che, così come diceva anche lo storico Iordanes, che loro abitavano nella vecchia Dacia, quindi nella parte del nord-ovest della Transilvania. Loro si sono insediati e praticamente la città Cluj-Napoca è diventata un centro militare, sociale molto importante per questo popolo migratorio. Quindi le ricerche vanno avanti, anche se sono tante lacune, no, sulle fonti letterarie, sulle fonti archeologiche, ma comunque direi che la storiografia romena ha puntato molto sulla presenza dei popoli migratori, non barbari, sul territorio della Dacia e del loro potenziale militare e sociale che l'hanno portato nelle comunità locali, che tratta proprio, no, il periodo della formazione del popolo. Cercherò di riassumere, perché a volte risulta un po' prolisso, come i cosiddetti barbari che oggi tratteremo, che urlavano tanto, bevevano tanto e ragionavano poco, secondo il ragionamento classico, il luogo comune. Oggi analizziamo che cosa? L'orificeria, questo termine un po' diciamo alieno a noi, carpatico danubiano. L'area, un'area geograficamente circoscritta tra il bacino dei Carpazi e il fiume Tibisco, Tizza, non so il termine, va bene, il Danubio sottostante, un'area che oggigiorno è soprattutto in base agli studi generici, classici, non viene considerata, se lo possiamo dire, oh, chiaramente, e che in realtà costituì, tra fine dell'impero romano d'Occidente e l'inizio di quello d'Oriente, oggi lo definiremo bacino d'utenza, un'area di confine, relazione, scambi fondamentale nei tempi che furono, non solo quelli del mio scritto, ma precedentemente,
l'oro e l'argento venivano cavati dall'area della Dacia e della Tracia. In particolare, Dacia e Tracia al tempo costituivano al di là, e lo tratto appunto dei confini attuali, un unicum, si può dire, dell'Est Europa. Si poteva ottenere gioielli magnifici ed incredibili senza la necessità, come nell'antichità, come facevano gli antichi daci, gli antichi traci, di cavare, ma direttamente di utilizzare le monete romane. Le monete romane che venivano donate a questi popoli sul confine, il cosiddetto limes, limes transdanubiano veniva chiamato. Dobbiamo immaginarci, dopo vi mostrerò le mappe in maniera più dettagliata, immaginiamoci il fiume Danubio, che magari a noi risulta un po' più lontano, che avesse fatto un viaggio anche semplicemente a Vienna. Qui abbiamo, per darvi un'idea, si assomigliano, no? Relativamente. Primo, Bucarest. Secondo, doveva rimanere in Italia, San Marino, che non è Italia, sappiamo, ve lasciamo perdere, dispersi tra Norimberga, Londra, New York, e il terzo, Madrid. L'utilizzo, che approfondiremo, oro e granati. Queste pietre metamorfiche, contraddistinte da un profondo colore rosso, rossastro, considerate oggi come pietre semi-preziose, perché al tempo queste oreficerie di tipo barbarico erano contraddistinte da un intervento che oggi viene definito dal 200-300 francese in poi, cloisonné, ossia la creazione di cellette all'interno delle quali venivano posti i granati ed eventualmente le paste vitree verdi che venivano colate, invece i granati sono duri, al fine di creare un pattern all'inglese, un pattern visivo, che effettivamente possiamo immaginarci, il primo dal Museo Nazionale di Bucarest. E possiamo immaginatevi, no? erano fibbie da sella, di guerriero, venivano poste sul fronte della sella di un guerriero. Età delle migrazioni. Noi le abbiamo chiamate invasioni barbariche, perché ovviamente la letteratura successiva e papale, papalina, le ha accettate. Questo è un discorso lungo su cui bisognerebbe scrivere un testo a parte, come un'invasione. La letteratura archeologica francese, quindi affine alla nostra, tedesca, dell'est Europa e russa, l'hanno definita età delle migrazioni, con un termine non necessariamente negativo e con una definizione di tesori che, in concomitanza con il tramonto dell'impero romano d'Occidente, convivevano. Si conosce l'oro, l'oro e l'utilizzo dei granati, che vengono incastonati, come potete vedere in questa prima fase, tagliati in maniera irregolare, perché comunque venivano prelevati da tesori altri, piazzati con sabbie cementizie, il termine archeologico. E dobbiamo immaginarci, anche qui si ha un'idea degli Unni come popolo estremamente selvaggio, lo definiscono le fonti papali, in realtà era un popolo barbarico come altri, che aveva avuto l'idea geniale di spingere i
popoli germanici verso l'Italia e il resto dell'Occidente, la Francia e la Spagna e i Paesi Bassi, spingerli ad effetto domino, ossia cade uno, appunto, cade l'altro e pian piano ci espandiamo, ma non dobbiamo credere, qui abbiamo un'idea di un diadema femminile, di un cranio, ma una storia lunga. Non dobbiamo credere che questi cosiddetti uni fossero così feroci, feroci come tutti gli altri, ecco, e tale delle migrazioni, come ho detto all'inizio, è l'introduzione di un nuovo senso di intendere l'arte. Ma questo senso di intendere l'arte, queste pietre, questi colori, da dove venivano? Venivano dai paesi limitrofi, l'oro e i granati. L'oro, l'ho accennato prima, veniva dalla fusione di monete romane che venivano donate a questi barbari al fine di non conquistare le terre dell'impero. E i granati? I granati, secondo analisi postume, rispetto a questi tempi recentissime, sarebbero venute dall'India, dal Rajasthan e da terre limitrofe. Quindi immaginiamoci una via, come vi fu una via della seta, vi fu una via dei granati, che nel mio testo si può approfondire. Non posso dire tutto qui, ma rimarremo qui fino a dopodomani. La A è stata trovata a Bologna, gli unni sono stati a Bologna. Abbiamo dei racconti degli unni, Papa Leone Magno li fermò sul fiume, ma dal punto di vista concreto cosa abbiamo? Pochi resti. I popoli germanici che vivevano, convivevano, dovevano spesso sottoporsi a questo dominio e poi si ribellarono, reinterpretarono queste forme per loro esotiche, con tecniche molto più evolute. E questa immagine ci può dare l'idea, siamo ancora nel IV secolo d.C., un pettine o un paio di fibule, perché la tradizione comunque non si perde mai fin dalle origini, evidentemente conoscevano già l'impero romano, a reggere il mantello. Proprio, diciamo, placcate argento in maniera rozza. Testi archeologici e funerari ci danno la maggior parte delle informazioni su un corredo di una dama, di una donna dell'aristocrazia, veniva definita germanico orientale, ossia aristocrazia germanica che andava occupando l'area della Romania del tempo, di una parte dell'Ungheria ad ovest del fiume Tibisco, un piccolo frangente di Ucraina e scendendo verso la Romania del sud. La Bulgaria, diciamo che non è stata coinvolta del tutto, ci sono di persona, sono andato alla ricerca di reperti e volevo trovarne, ma non è andata bene. Ecco, e paradossalmente tali reperti sono stati trovati invece in Crimea, quindi fondamentalmente non si è trattato, diciamo, di una accademica considerazione di ori o di tesori, ma di un fondamentale influsso reciproco tra popoli e orificerie, le cosiddette arti, veramente una bestemmia, minori, che hanno influito tra questi cosiddetti popoli.